Buonasera e bentornati sulla panchina di Canale 8 per parlare di calcio a chilometro zero. Ospiti questa sera sono l'ex calciatore Egidio Ingrosso. Buonasera, grazie dell'invito. E l'allenatore della Pro Patria, squadra che milita nel campionato di prima categoria, il mister Giuseppe Corvaglia. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ve lo ricordate, Egidio Ingrosso esordì nella stagione 88-89 con il Lecce di Carletto Mazzone in quel famoso Lecce-Inter finito 0-0 e il giovanissimo Egidio marcava addirittura un certo Jürgen Klinsmann. È passato un po' di tempo, è passato, no? Mi sta facendo ricordare che sono fatto vecchio. È stata un'esperienza bellissima perché penso che tutti i leccesi sognano di poter giocare nella propria squadra con i colori giallorossi in Serie A. Io sono riuscito a coronare questo mio sogno, per di più l'esordio lo feci contro l'Inter, una delle squadre più importanti del calcio italiano, che rimane sempre un ricordo indelebile, insomma, nel mio cuore, diciamo. Egidio, Carletto Mazzone, da quello che io vedevo anche a Roccaraso, sembrava un personaggio paterno, molto buono, anche se forte quando ci voleva. Che tipo era Carlo Mazzone? Cosa vi diceva negli spogliatoi? Lui parlava poco, ma quando parlava si faceva sentire, bastava uno sguardo. No, almeno no, io ero un ragazzino, insieme a me c'erano della nidiata del Lecce tantissimi altri ragazzi leccesi che bastava uno sguardo, bastava una mezza parola detta e non detta per capire già di cosa stava parlando. È una persona che fuori dal campo era veramente un padre per tutti quanti noi giocatori, dai grandi ai piccolini, ma quando si avvicinava all'evento della partita aveva una qualità che pochissimi allenatori al mondo penso abbiano avuto, cioè lui riusciva a caricare la squadra e poi anche l'ambiente come non pochi. Lui si vedeva in faccia che c'era la partita e non bisognava pensare ad altro. Ci aveva sempre i suoi aneddoti prima della partita, era un po' scaramantico. E cosa racconta? Lui preparava la partita a modo suo. Era maniacale perché conosceva molto bene l'avversario da incontrare e per ogni giocatore riusciva a dargli le dritte giuste, perché allora, non dimentichiamoci, almeno per noi difensori si giocava uomo, no? Quindi tu devi marcare quello, questo fa questo, si muove in quella maniera, mi raccomando, comportati in quella maniera. Le partite finiscono non al 90esimo ma al 96esimo, quando l'arbitro fischia che tutti vanno via, tu è finita la partita. Cioè si metteva quell'ansia agonistica, quella cattiveria agonistica sopra, che poi durante la domenica, durante la partita, facevi beneficio. Erano gli anni in cui Lecce faceva molto sorridere. Ricordiamo che ottenne la prima vittoria contro la Juventus, il famoso 2-0 con gol di Moriero e Pasculli. Erano anni in cui Lecce veramente regalava soddisfazione. E col sorriso si può parlare questa settimana del Lecce dei giorni nostri, del Lecce di Lerda, che è uscito vittorioso dal confronto non facile contro il Cosenza. Ricordiamo gol di Sacilotto al 66esimo per la vittoria di misura ottenuta ieri al Via del Mare. Mister, il Lecce ha ben figurato negli ultimi tre confronti con le agguerritissime squadre campane che stanno dettando legge nel campionato di Lega Pro. Ieri il Lecce si è sbarazzato, anche se con un po' di fatica, del Cosenza. È il momento della svolta veramente? Si può dire che questo Lecce sta dando segni di maturità? Ma guarda, se noi andiamo a valutare un pochettino l'organico che la famiglia Tesoro, la società del Lecce ha messo su, insomma, dico, è un organico di primo piano, dico. C'è un pochettino da pensare quando non vengono i risultati, perché obiettivamente i giocatori che militano, dico, nelle file del Lecce, nella squadra del Lecce, sono giocatori che farebbero forse meglio anche in qualche categoria superiore. È chiaro che inizialmente trattasi anche di una squadra con un pochettino di anni in più sulle spalle, chiaramente il giocatore un pochettino più anziano ha bisogno di qualche domenica in più, dico, di lavoro, dico, per entrare in condizione.
Ma io credo che il Lecce alla fine, insomma, dico, speriamo che non ci sia il 2 senza il 3, insomma, che il terzo anno della famiglia Tesoro sia l'anno buono, insomma, anche perché, dico, parlando anche con qualche calciatore che milita nel Lecce, insomma, ne parlano molto bene della famiglia Tesoro, nonostante che magari a Lecce, dico, c'è qualche piccola nei loro confronti. L'allenatore ormai conosce bene l'ambiente, dico, Lecce è una città obiettivamente, dico, che non è da Serie C più. Infatti, lo diciamo sempre. Io credo, dico, che con l'organico attuale, se iniziano a girare come devono girare i vari Fabrizio, i Miccoli, dico, Moscardelli, dico, Della Rocca, con l'organico che ha, insomma, dico, i giocatori, insomma, dico, che la sanno lunga, il mestiere ce l'hanno, dico, io credo che Lecce potrà veramente iniziare a svoltare, dico, e fare il campionato, insomma, che tutti ci attendiamo. È un Lecce più costante nella ricerca del gol, non si è fermato alle prime difficoltà, il Cosenza sappiamo che si chiudeva in difesa per non prenderle e ripartiva in contropiede. Egidio, da quello che si è visto ieri, possiamo dire che questo Lecce è più paziente, sa soffrire, sa attendere, è un Lecce migliore? A me è piaciuta molto la partita domenica, perché non era facile affrontare il Cosenza, una squadra che aveva cambiato in settimana l'allenatore, veniva da risultati non buoni, quindi col cambio di allenatore di solito ci sono sempre quegli stimoli in più per cercare di far bene. È una classica squadra di categoria, squadra arcigna, fisicamente ben messa a livello proprio di struttura fisica. E non era facile riuscire ad aggirare una squadra che aveva quasi tutti gli effettivi, almeno 10 dietro la linea della palla, non era facile in fase di possesso palla poter sfondare questo fortino cosentino. La pazienza, diciamo che più che pazienza, l'esperienza dei giocatori, dei nostri giocatori, ha permesso di poterli punire nei momenti, di avere le occasioni importanti nei momenti magari che loro pensavano di avere la partita in mano. Anche il gol è stata un'azione secondo me studiata anche a tavolino, perché un cross messo in quella maniera con Sacilotto sul secondo palo, è andato proprio dritto sul secondo palo a prendere la palla, poi ci devono essere tutti naturalmente gli eventi giusti, il passaggio, il cross preciso, però i movimenti ci sono stati tutti, quindi siamo riusciti a sfondarli, magari a sfondare questa muraglia con una palla inattiva, ma anche a livello attraverso il gioco, attraverso le fasce laterali, con gli inserimenti centrali, anche le punte stesse hanno fatto un lavoro particolare. A me ha dato la dimostrazione di a differenza di altre partite, di forza, nonostante qualche sbavatura, qualche piccola sbavatura dovuta forse alla troppa superficialità. Mi ha dato una sensazione di una squadra compatta che sa cosa vuole e cosa deve raggiungere a fine campionato. Sono d'accordo con Mister che dice che gli anziani hanno bisogno magari di mettersi in moto con più tempo, ma anche la struttura fisica, io dico, io personalmente entravo in forma sempre i primi di novembre, metà novembre, perché dovevo smaltire la preparazione, il fisico pesante, quindi noi abbiamo anche giocatori, Moscardelli, Della Rocca, Abruzzese, ben messi a livello fisico, quindi stanno macchinando, stanno oleando questa macchina sempre nel miglior modo possibile. Poi faccio una menzione particolare, a me piace tantissimo Mannini, che secondo me è un arco per la freccia di Lerda, è importante perché sì, è un giocatore duttile che lo si può usare sia in fase di non possesso basso, quindi come terzino, ma anche e soprattutto la spinta in fase di possesso palla, che oltre a difendere riesce anche a proporsi e a fare quella superiorità numerica in mezzo al campo. Aspettando che Lopez torni in forma, penso che queste due pedine siano fondamentali per il gioco di Lerda e per il Lecce, perché poi i Moscardelli, i Della Rocca, i Miccoli hanno bisogno anche dei cross che arriveranno, come sono arrivati anche domenica e qualche partita anche precedentemente, arriveranno con più continuità dal mio punto di vista. Infatti, nel dubbio se schierare Mannini o Donida nella
nella linea di difesa, e Lerda comunque non lasciava dubbi sull'impiego di Mannini, cioè Mannini comunque avrebbe giocato, se avesse giocato Donida Mannini avrebbe giocato più avanti, invece se avesse giocato Lepore più avanti dietro ci sarebbe stato Mannini. Comunque Mannini è irrinunciabile per Lerda. È un giocatore secondo me che non ha espresso tutti i valori, tutta la sua potenzialità per bene, perché la C, la Lega Pro secondo me gli sta stretta, è un giocatore che c'ha corsa, c'ha i tempi di intervento come difensore, c'ha il piedino, c'ha la cattiveria agonistica giusta, quindi è un giocatore che Lecce non può farne assolutamente a meno, a prescindere dalla posizione del campo dove impiegarlo, quello sarà poi mister Lerda a decidere a seconda dell'avversario dove impiegare Mannini. Però è un giocatore che attualmente è uno di quelli che sta facendo la differenza. Mister, che cosa cambierebbe dalla difesa del Lecce? Magari anche considerando che quando il Lecce si spinge in avanti con un centrale come Martinez potrebbe trovarsi in difficoltà, perché Martinez è un po' lento, può soffrire il contropiede avversario. Guardi, io il Lecce non l'ho seguito molto. Noi con Martinez possiamo andare chiaramente un pochettino in difficoltà, magari tipo la partita con il Benevento dell'anno scorso, quando le finali di playoff, quando magari può incontrare una punta, dico, fisicamente dotata, alta, e chiaramente nel gioco aereo potremmo avere dei problemi. Infatti abbiamo preso dei gol, esatto, durante gli spareggi. Esatto, poi per quanto riguarda il resto, diciamo, Martinez è un giocatore non molto veloce, ma è molto veloce di testa. Quindi anticipando un pochettino la giocata, facendo i movimenti giusti, le scalate giuste, le varie diagonali, insomma, compensandosi anche con il reparto, perché poi la squadra deve essere quel mix giusto, bisogna dare quei giusti equilibri, certo. Se c'è Mannini, magari, se c'è Martinez un pochettino più lento, è normale che tu li devi affiancare, dico, un giocatore, dico, che compensa magari, no, e quindi questo è il discorso. Però dico, su Martinez secondo me l'unico problema che potremmo avere quando magari incontra magari qualche squadra, la squadra avversaria, magari che giocano magari anche con un 4-4-2, con le due punte, che sono tutte e due fisiche, e di conseguenza lì chiaramente giochi l'uno contro uno, i due centrali, e potremmo avere qualche problema su quella situazione. Però del resto, insomma, dico, pure che non sia molto veloce, che avanti con gli anni, Martinez è un giocatore che in campo sa stare bene, quindi dico, non vedo grossi problemi. E Gidio, vedevo che non eri convinto della lentezza di Martinez. No, per me Martinez non è un giocatore lento, anzi, come diceva il mister, lui può soffrire l'attaccante fisico, la ciò fa nella situazione, o il Cosi, se non sbaglio Cosi si chiamava, sì, l'attaccante, sì, del Cosenza, ma a livello di velocità dei primi passi penso che sia il giocatore che riesce a dare l'equilibrio giusto al reparto, perché la stazza fisica di Abruzzese, forse Abruzzese è quello più fisico dei due difensori, un pochettino più lento è Martinez, è quello che ha più scatto, più rare, velocità. Si stanno partita dopo partita integrando bene. Martinez è un giocatore che a me piace molto, un giocatore che ha sempre fatto la difesa a 3 in passato e si sta adattando anche alla difesa a 4 con Lerda, con risultati secondo me anche ottimi. L'unico, qualche errore lo può fare magari per troppa sicurezza dei propri mezzi, magari in fase di uscita col pallone, sono quelli gli errori classici che abbiamo visto a Martinez, ma per quanto riguarda recuperi o tagli degli attaccanti dietro le spalle della difesa per andare a fare la diagonale difensiva, penso che Martinez sia il giocatore giusto per la difesa del Lecce. E poi penso che abbiano poche squadre a Lega Pro, gli Abruzzese, i Martinez, i Vinetò, i Diniz di turno, perché secondo me la difesa del Lecce, completata forse da Mannini e Lopez, sia una difesa che possa giocare tranquillamente anche in categoria superiore, se amalgamata bene, perché sono giocatori d'esperienza e sanno il fatto loro. Stanno anche entrando nella mentalità della Lega Pro, perché ormai sono 2 anni che noi militiamo in questa categoria, quindi sono entrati anche con quella mentalità che a volte la palla va buttata in tribuna senza fronzoli. Penso che la partita del Lecce mi è piaciuta proprio per questo motivo, perché ho visto una squadra
razionale, ma ha dimostrato tutta la sua forza proprio nel cercare in maniera razionale il gol senza affannarsi neanche tanto, no? La ricerca spasmodica del gol in tutti i modi, no? hanno... Ecco perché parlavamo di maturità, di capacità di gestire, è piaciuta tantissimo. È piaciuta anche l'allenatore come ha letto la partita, mister Lerda, durante i 90 minuti, perché con l'entrata di Fabrizio, che ci aspettavamo più o meno tutti ormai, no? dalla tribuna, chi dalla tribuna, chi dalla televisione, ci aspettavamo questa entrata di Fabrizio per dare proprio quella scossa, quel passo in più, quell'accelerazione finale per poter vincere la partita. Fatto sta che, casualità o no, dopo due minuti, dopo un minuto la prima azione, siamo passati in vantaggio. Quindi è stato bravo a leggere la partita, a passare con una squadra che cercava di aggirare l'ostacolo con gli esterni, con Dumbia e Lepore da una parte, ha cercato, mettendo Fabrizio, di stringere un pochettino, passare un 4-3-3 o un 4-3-1-2 con Fabrizio che magari poteva girare intorno alle due punte fisiche, di girare l'ostacolo, e ci è riuscito bene anche in fase finale, quando poi ci siamo fatto entrare difensore Carini. Siamo passati, diciamo, una difesa 5 con la fin fine, quindi quella è una squadra che è duttile, è una squadra che può cambiare pelle a seconda delle necessità, e quella è la forza reale di un gruppo, di un gruppo che vuole raggiungere un obiettivo, perché non è facile cambiare pelle in corsa quando si è abituati a giocare in una determinata maniera, cambiare schema, il mister ce lo può anche dire. Una squadra, non è secondo facile. Me, Gidio, deve essere camaleontica, insomma, perché è importante che l'allenatore riesca a trasferire a un gruppo, no? Più moduli e farli anche funzionare, perché no? A volte si vedono sostituzioni, entrano due attaccanti come ha fatto il Milan l'altra sera, alla fin fine c'erano più attaccanti che giocatori in campo, ma alla fin fine non hanno impensierito la difesa avversaria. A volte bisogna anche inserirli in contesti giusti, a volte una sostituzione mettendo un difensore al posto di un attaccante serve magari per vincere la partita, perché l'allenatore si rende conto che un difensore, un terzino di spinta in quel posto, ha trovato il punto debole della squadra, e magari il tifoso dice come ha cambiato un allenatore, un attaccante, ha messo un centrocampista o un difensore, no? Perché purtroppo da fuori è tutto facile, ma chi riesce a capire veramente il termometro della squadra è l'allenatore, e quando un allenatore cambia in corsa in questa maniera, legge la partita soprattutto, che non è da tutti, perché l'allenatore bravo è colui che legge la partita, riesce durante la partita a capire dove intervenire, e in più riuscire a inculcare alla squadra questa mentalità camaleontica, è un plauso che va fatto all'allenatore, perché ha dimostrato con queste ultime partite del Lecce di volere realmente raggiungere l'obiettivo con i fatti, perché la squadra lo sta seguendo, si vede. Sì, lo sta seguendo e sta dimostrando anche delle belle conferme, come quella di Sacilotto, ormai è un punto fisso nel centrocampo, certo, del Lecce. Tra l'altro si verificherà ora il problema di chi sacrificare quando rientrerà Papini a centrocampo. E bisogna vedere, perché anche Gomez è un giocatore che serve, perché dette ai tempi ha una buona visione di gioco, verticalizza, vede subito al di là della linea dei centrocampisti, è un giocatore che verticalizza molto, e per una squadra che vuol vincere le partite soprattutto in casa è importante saltare la linea dei centrocampisti con i passaggi filtranti, no? Quindi il proverbio dice che la squadra che vince non si cambia. e bisogna continuare, secondo me, con questa impostazione. Poi ci sarà tempo anche a Papini di dimostrare tutto il suo valore, perché fino a qualche partita fa, secondo me, era l'uomo cardine, sì, del centrocampo, ma anche come personalità del Lecce, perché ha trascinato anche momenti difficili la squadra. Altro punto fermo e nota felicissima di questa squadra è Moscardelli, 34 anni, motivatissimo, anche se è passato da una categoria, no, all'altra, poteva perdere anche qualche stimolo, eppure tre gol,
una partita esemplare contro la Salernitana, e ieri quella punizione calciata nel primo tempo, che è proprio l'affresco della sua strepitosa condizione. Ha bruciato le mani al portiere avversario. Sì, no, a me è impressionato tantissimo. Non è facile calarsi in delle realtà, no, diverse da quelle che magari qualche mese prima erano dati di fatto per lui. Pensavo fosse appesantito, invece mantiene bene il reparto. L'ho visto rincorrere l'avversario anche per più di qualche metro, ma soprattutto è diventato un punto fermo per la squadra nelle uscite d'attacco, nella fase di possesso palla. È un giocatore che riesce a far salire la squadra, a prendere punizione, a lottare anche contro i difensori avversari, che in questa categoria, avendola fatta per tanti anni, posso assicurare che magari le qualità tecniche sono inferiori a determinate categorie, però a livello agonistico non è facile affrontare i difensori della Lega Pro, perché fanno proprio dell'agonismo il punto forte, e lui lo vedo combattere bene in mezzo ai giganti avversari. Quindi la nota positiva, come anche della Rocca stesso, mi piace molto, perché sono giocatori che sono i primi a difendere in fase di non possesso palla. Quindi quando una squadra ha determinati attaccanti portati al sacrificio, è più facile per i centrocampisti e i difensori riuscire a tamponare l'avversario. Buon attacco quello del Lecce, con i nomi che abbiamo detto, però ieri avrebbe dovuto chiudere prima la partita, perché, come abbiamo visto, anche al 94esimo il Cosenza è stato pericoloso e si è rischiata a mister la beffa. Ma infatti di quello che dicono è proprio quello, diciamo, un po' di tallone, cinismo in il più. Il tallone d'Achille, diciamo, del Lecce, proprio che non riesce a concretizzare almeno in parte le occasioni che riesce a procurarsi. Infatti anche a Messina, leggendo un pochettino l'intervista del presidente, si lamentava che il primo tempo finì 1-0, però chiaramente c'erano state delle occasioni per chiudere la partita, poi magari la partita fu persa per 3-1. Il merito chiaramente che io voglio riconoscergli anche un pochettino a Lerda è soprattutto che lui è uno che ha sempre prediletto un pochettino il 4-2-3-1, come le dicevo prima di andare in onda, diciamo, un allenatore bravo non deve essere mai schematizzato, deve vedere quello che realmente gli passa il convento, quello che realmente ha al momento, e deve cercare di impostare la squadra in base agli uomini che ha. Lui è passato dal 4-2-3-1, che normalmente ha sempre predilige prevalentemente, diciamo, a un 4-3-3, e alla quale Dio gli stanno dando ragione i risultati, perché ha trovato gli equilibri giusti e sta sfruttando al massimo, diciamo, un pochettino le potenzialità che attualmente la squadra ha. Questo è un grosso merito, io gli riconosco un pochettino, dico anche a Lerda. Parleremo di tattica in campo tra poco al nostro solito tavolo con mister Corvaglia, ma soltanto dopo aver risposto a questo quesito. Essere usciti dalla Coppa Italia, sappiamo mercoledì Lecce ha perso i calci di rigore contro il Matera, è un bene, lo chiedo a entrambi, o un bene o si poteva anche continuare, anche per dare la possibilità agli altri giocatori meno utilizzati di calcare il terreno di gioco? Ma per me è un bene, perché alla fin fine quando hai un obiettivo unico, perché l'obiettivo unico è quello di vincere il campionato, no? Non è che ci giriamo intorno, no? Le partite del giovedì, del mercoledì ufficiali sono sempre una distrazione per chi gioca assiduamente. Magari possono essere un'arma in più per l'allenatore, per poter vedere chi magari non è impiegato durante la domenica, no? Però alla fin fine quei 4, 5, 6 titolari devono giocare anche il giovedì per poter completare una squadra di un certo livello. Quindi penso che possa soltanto beneficiare l'uscita della Coppa Italia a Lecce, perché adesso si è soltanto concentrati alle partite della domenica, se c'è, anche perché con questo calcio spezzatino della Lega Pro si gioca il venerdì, il sabato, la domenica, dove non si capisce niente, quindi sì, anche sì. Cercare di poter
organizzare la fase di preparazione è importante, no? Magari si fa qualche allenamentino in più il mercoledì o il martedì a posto di fare una rifinitura, perché il giovedì magari si deve fare la partita, no? Serve per mettere benzina e per richiamare magari i cicli di allenamento che sono stati fatti durante la preparazione e post preparazione. Quindi io sono contrario alle partite di Coppa Italia ufficiali. Anche aboliamo la Coppa Italia? No, aboliamo, cioè, va bene per le partite precampionato, le partite d'estate, ma quando arrivano le partite importanti penso che a me dava fastidio giocarle giovedì, sì. Devo giocare la domenica, la partita era domenica. Mister? Sì, in linea di massima sono in linea con Egidio, anche noi nel nostro piccolo, per esempio abbiamo la famosa Coppa Puglia che disputiamo il giovedì, sì. È una distrazione, se sono delle risorse che si perdono, dico, possono essere utili, diciamo, soprattutto quando si ha la rosa un pochettino vasta per quei giocatori chiaramente che magari non sono impiegati abitualmente, chiaramente può essere anche, diciamo, uno stimolo, dico, o un motivo anche per valutarli, perché una cosa è la partita del giovedì, la partitella, una cosa è la gara ufficiale. Però alla fine, insomma, cosa porta? Insomma, l'obiettivo per il Lecce, dico, è il campionato, no? Quindi bisognerebbe concentrarsi. Però la Coppa Italia chiaramente è una competizione che si svolge e bisogna onorarla al meglio. Certo. Bisognerebbe onorarla al meglio, anche perché noi poi in Italia parliamo di giovedì, di martedì, di cose, noi andiamo un pochettino all'estero, in Inghilterra il giorno di Natale, Santo Stefano, di Capodanno, insomma hanno tre coppe nazionali che le onorano in un certo qual modo, però poi alla fine, diciamo, la vincitrice della coppa ha, diciamo, qualcosina di importante, dico, da festeggiare. Qui magari quando si vince la Coppa Italia a livello di Serie C, insomma, alla fine non hai fatto niente di particolare, quindi se devi togliere delle risorse importanti da gettare un pochettino per il campionato, se l'obiettivo di Chianese, si deve fare un campionato di metà classifica, può essere per lanciare il giovane, per far giocare, ma per farlo maturare soprattutto, no? Se si ha qualche giovane in più. Però se l'obiettivo, dico, deve essere il campionato, converrebbe concentrarsi esclusivamente sul campionato. Allora, nessun dramma per l'eliminazione del Lecce dalla Coppa Italia, e intanto ci concediamo qualche minuto di pubblicità.